Sette supereroi che ogni praticante di Krav Maga dovrebbe adorare e prendere ad esempio. Le cose che sto per dire, secondo me, sono valide anche per qualsiasi percorso all'interno delle arti marziali, ma ovviamente parlo per il mio, nel senso che, come tutti, ho letto diversi fumetti, ho visto diversi film, ma non sono, ecco, uno che può tracciare la storia di Superman dal numero uno sino alle diverse ramificazioni che hanno preso le trame che riguardano il personaggio. Ecco, quindi, senza nessun ordine particolare, a parte il mio, sette supereroi che ogni Kravist dovrebbe adorare e prendere d'esempio. Capitan America. Credo che tra le qualità più nobili di chi fa Krav Maga e arti marziali ci sia quello di voler utilizzare le proprie abilità per difendere delle persone che non possono farlo. Capitan America, secondo me, incarna perfettamente questa qualità. In un mondo in cui molte persone girano le spalle, fanno finta di non vedere, una persona che si interessa e che mette se stesso a rischio per salvare altre persone, talvolta anche sconosciuti, è davvero degna di encomio. Batman. Batman è un supereroe atipico, nel senso che non ha dei superpoteri, chiaramente è molto ricco e utilizza le sue risorse per combattere il crimine. Ciò che apprezzo di Batman è il fatto che ha preso la sua paura principale, la sua paura da bambino, e ne ha fatto un costume, un mantello, che veste ogni giorno. Dove tanti altri avrebbero costruito una serie di bugie per nascondere le proprie paure, Batman le affronta e addirittura le veste ogni volta mettendosi in gioco. Ciclope. Ciclope rappresenta la capacità di focalizzare l'energia, è un X-Men e ha la capacità di proiettare un raggio dagli occhi, ma senza saper utilizzarlo creerebbe semplicemente disastri. Invece il fatto che lo sa focalizzare, lo sa utilizzare a comando, gli consente appunto di usufruire di questo superpotere. Perché c'è una relazione con il Kravist? Perché essere forti, avere tanta energia, è inutile se non sai controllarla. Come diceva una vecchia pubblicità, la potenza è nulla senza controllo. In verità, il controllo su se stessi, è uno dei veri superpoteri di chi fa Krav Maga. Iron Man. Anche Iron Man è un supereroe atipico, non ha superpoteri, si è costruito un superpotere. Questo perché? Perché ha riconosciuto una sua grande debolezza ed è riuscita a trasformarla in un suo punto di forza, ovvero sia il fatto che fosse malato di cuore, ha creato un cuore atomico e ci ha costruito attorno un'armatura che gli consente di combattere il crimine. Qual è la cosa veramente interessante? La cosa veramente interessante è che da una debolezza ha creato un punto di forza, che è esattamente quello che fa uno all'interno del Krav Maga. Le arti marziali, così il Krav Maga, non sono stati costruiti pensando a una persona che è già estremamente forte e sa già combattere, ma per rendere delle persone che non sanno farlo capaci di difendersi. Per cui il concetto di trasformare i propri punti di debolezza in punti di forza è molto interessante, proprio perché la difesa personale parte dalla concezione che chi si deve difendere sarà meno forte e meno avvantaggiato del proprio aggressore. Wolverine. Questo supereroe incarna la resilienza di chi fa Krav Maga e di chi fa chiaramente anche arti marziali. È un personaggio che virtualmente non può morire, rigenera ogni volta i danni subiti, ma mai viene meno la fatica di riuscire a raggiungere un nuovo risultato. Il discorso è che tutte le volte che uno vuole migliorare viene messo di fronte ai propri limiti e ogni volta superare questi limiti costa sforzo. Non è mai un qualcosa che avviene gratuitamente. Xavier. Xavier è molto particolare come supereroe, voglio dire, è un supereroe in sedia a rotelle, ma è anche il più grande psionico esistente. Xavier, grazie alla sua mente, potrebbe controllare i mutanti, invece utilizza questo potere per aiutarli a scoprire e a controllare i loro poteri. Di fatto, Xavier possiede una seconda vista che gli consente di vedere oltre le apparenze e usa questa abilità per spingere le persone e aiutarle a ritrovare se stesse, a ritrovare le proprie qualità e a controllarle. Questa cosa è estremamente interessante sia dal punto di vista dell'istruttore, che di fatto deve vedere oltre l'involucro dell'allievo per spingerlo a migliorarsi, a trovare le sue qualità e a controllarle ovviamente, e allo stesso tempo anche dal punto di vista del percorso personale,
Noi dobbiamo vedere, oltre a quello che è il nostro involucro, le nostre credenze, su quello che noi pensiamo di poter fare per spingerci verso quello che vogliamo fare. Spider-Man. Spider-Man è un gran figo, ma non è per i suoi superpoteri che è in questa classifica. In verità, di Spider-Man io adoro la frase: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Tutti vogliono essere dei supereroi, tutti vogliono grandi poteri, il controllo, ma pochi sono disposti ad assumersi le responsabilità che questo comporta. Credo che questa frase sia emblematica di che cosa voglia dire davvero praticare. Perché in verità chi pratica, chi si addestra al combattimento, in qualche modo è come un supereroe, ma senza superpoteri. Non dobbiamo mai dimenticare infatti che addestrarsi al combattimento, saper combattere, è qualcosa che dà potere sugli altri. Alla fine addestrarsi a combattere è un potere, ma bisogna avere responsabilità nell'utilizzo di questo potere. Altrimenti, invece che guidare questo potere, ci si fa guidare dal potere.